Buonasera e bentrovati all'edizione della notte del TG6. In apertura la cronaca con il processo in corte d'assise a Lanciano per l'omicidio di Italo De Lisa. La procura ha chiesto l'ergastolo per Fabio Di Lello, accusato appunto del delitto che, lo ricorderete, venne giustificato come una vendetta per la morte della moglie di Fabio Di Lello, Roberta Smargiassi, in un incidente stradale provocato proprio da Italo De Lisa. E allora andiamo a vedere insieme il servizio. L'accusa che cosa ha chiesto per Di Lello? Abbiamo chiesto l'ergastolo come pena. Ma per una serie di considerazioni che abbiamo sviluppato nel corso della requisitoria, per la presenza di una serie di aggravanti e soprattutto perché abbiamo ritenuto che non potessero essere concesse circostanze attenuanti, men che meno quella della provocazione. Quali sono le aggravanti? La premeditazione e l'abuso di minorata difesa. Quindi nessuno l'ha chiamato per dirgli che De Lisa era lì al bar? Non risulta dagli atti. Quindi non ci sono state telefonate che praticamente hanno avvisato Di Lisa, Di Lello che Di Lisa fosse al bar? No, assolutamente, questo non risulta dagli atti del processo, abbiamo fatto anche degli accertamenti sia sui computer che sui telefonini, ma abbiamo acquisito tabulati telefonici, nulla di tutto questo autorizza a dire che vi sia stata una chiamata da parte di qualcuno, quindi chi lo ha scritto in maniera maldestra ha commesso un errore. E come faceva lui a sapere che De Lisa era lì in quel momento? Beh, arrivateci per logica, perché se non è stato avvisato probabilmente conosceva le abitudini. Roberta era in stato di gravidanza? Non risulta dagli atti del processo. In aula che cosa avete mostrato? Ma abbiamo ripercorso momento per momento quello che è accaduto il 1 febbraio, dall'inizio alla fine. Ecco, cioè? E da quando i due percorrono la strada di Vasto in cui si incrociano fino a ciò che è accaduto purtroppo davanti a quel bar. Si è consumato un dramma a Chieti sabato pomeriggio nel corso del torneo nazionale di pugilato femminile al Palacolle dell'Ara. Una giovane atleta padovana, Francesca Moro, al termine del match si è sentita male, è stata subito trasportata all'ospedale di Pescara dove è stata operata d'urgenza alla testa. Ora si trova in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara e tra l'altro la procura adriatica ha aperto un'inchiesta. Francesca Moro in coma nel reparto di rianimazione di Pescara è stata operata d'urgenza al termine di un incontro di box nel corso del torneo nazionale femminile che si è svolto al Palasport di Colle dell'Ara a Chieti nel weekend. La giovane 26enne di Padova ha iniziato ad accusare il trauma sul ring. Al termine dell'incontro, tolto il caschetto, ha mostrato subito che qualcosa non andava quando le sue mani hanno iniziato a toccare la fronte. Poi la sua camminata è diventata rallentata e discontinua, come fosse frastornata. Pochi secondi dopo, mentre scende dal ring, si accascia e da lì partono i soccorsi. Portata prima all'ospedale di Chieti, riscontrato il trauma neurologico, viene trasferita ad urgenza a Pescara, dove ha subito un intervento per rimuovere l'emorragia. Dopo due giorni la donna si trova ancora in coma, i medici mostrano un cauto ottimismo, anche se le condizioni restano gravi. Le condizioni di Francesca Moro, sabato l'intervento immediato, si attende di sapere quali sono le condizioni dopo quello che è stato un incidente che ha scosso un'intera comunità. Sì, la ragazza è arrivata in stato di coma, aveva un ematoma sottodurale acuto, per cui è stato necessario operarla. E dopo è tornata in rianimazione, è tuttora in coma, collegata al respiratore meccanico, intubata. Abbiamo fatto un TAC cranio di controllo che ha mostrato una normale evoluzione del quadro clinico, però insomma la prognosi rimane riservata. Quali saranno i prossimi passi per avere contezza anche di qual è il decorso operatorio? Dunque è stata ripetuta ieri sera alle 21 una nuova TAC che ci ha fatto vedere l'esito dell'intervento con una piccola zona ischemica che è apparsa diciamo nei tempi giusti, cioè legata al fatto dell'intervento e del trauma. Adesso continueremo con la sedazione e analgesia e poi pian piano cominceremo a ridurre questi nostri farmaci per vedere che tipo di reazione la ragazza ci mostra.
possono esserci dei danni arrecati dall'incidente, soprattutto da quella che è stata la massa che si è creata? Beh, questo è presto per dirlo, eh. Io mi auguro di no. Mi auguro di no perché la ragazza è un fisico giovane, è un atleta, e il soccorso è stato immediato, l'intervento è stato fatto nei tempi giusti. I segni neurologici sono abbastanza confortanti, pur rimanendo uno stato di coma solo in parte legato ai nostri farmaci sedativi. C'è un numero di giorni con il quale si può decidere quale sarà la ripresa della ragazza? No, perché non lo possiamo stabilire adesso. Vedremo nelle prossime ore, cominceremo pian piano a ridurre i farmaci, però fare una previsione proprio precisa sulla tempistica è difficile adesso. In base al primo risultato dopo l'operazione siete ottimisti? Beh, moderatamente ottimisti, perché insomma l'intervento è andato bene, quindi ci auguriamo che sia possibile ottenere un buon risultato. A poche ore dall'accaduto, il sostituto procuratore della Repubblica, Lucia Campo, ha aperto un fascicolo su quanto avvenuto sul ring del Palacole dell'Ara. L'indagine in questa fase è nei confronti di ignoti, l'ipotesi di reato è quella di lesioni aggravate. Il magistrato ha anche disposto il sequestro delle immagini relative al combattimento, oltre che dei combattimenti disputati dalla pugile in precedenza, per poter ricostruire l'intera vicenda che poi ha portato al drammatico epilogo. Il PM potrebbe anche nominare un esperto per l'esame delle immagini. Sono stati i carabinieri della compagnia di Chieti a rimettere una segnalazione alla procura teatina. A distanza di 2 mesi dalla tragedia dell'hotel Rigopiano, i parenti delle vittime si sono ritrovati per una fiaccolata e una messa celebrata nei pressi dei resti della struttura. Nell'occasione è stato anche costituito il comitato vittime di Rigopiano. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Sindaco Lacchetta, a 2 mesi da questa tragedia si torna a pregare, a sperare, a cercare di guardare con un pizzico in più di fiducia al futuro. Avete partecipato, avete voluto anche voi ovviamente questo momento, questo ricordo per le 29 vittime. Sì, si riparte dalla condivisione del dolore con tutti i familiari delle vittime, cercando di fare comunità e allargando la comunità farindolese a tutta quella dei familiari che hanno vissuto questa immane tragedia. E non è semplice ripartire, lo facciamo appunto dalla preghiera e dalla condivisione del dolore, con la speranza che nell'amore si possa riuscire a trovare la forza per andare avanti. Sì, abbiamo voluto questa fiaccolata per ricordare chi non c'è più e soprattutto per unirci tutti in un'unica voce. Questa è l'occasione per incontrarci per la prima volta tutti quanti insieme. Ci siamo riusciti, abbiamo parlato, abbiamo formato il comitato, abbiamo parlato di tante cose al fine di trovare la verità e la giustizia. Facciamo questa manifestazione per loro, per i nostri figli, per chi ha perso un papà, chi ha perso una figlia. Giustamente è un dolore grande perché ogni giorno non passa mai, il giorno passa ma la notte è triste. Giustamente noi avevamo una figlia che era responsabile del centro benessere, Marinella, lavora su da quando ha aperto l'albergo. Nel bene e nel male, pure quando è stata in difficoltà, siamo stati la famiglia più vicina a De Rossa, a Roberto, che era una persona grandiosa. In questo paese siamo stati abbandonati da tutti i politici. Non c'è stato un politico che si è fatto vivo a questo paese. Noi vogliamo che giustizia venga fatta e che il colpevole deve pagare, perché bastava così poco per salvarli, questi 29 vittime che sono rimasti su all'hotel Rigopiano. Ci si chiede sempre perché Dio l'ha fatto succedere, perché Dio non è intervenuto. La natura è libera, così come è libero l'uomo, e purtroppo la natura ha le sue leggi, ha i suoi ritmi, e quindi noi dobbiamo avere il coraggio di avere una fede per superare le prove, per entrare nella prova. E la morte, e soprattutto poi la morte violenta, è la prova suprema che l'uomo deve affrontare, è la prova più difficile, ma con la fede dobbiamo avere il coraggio di penetrare questa prova e andare al di là.
E ancora cronaca, per l'ennesima volta torna a casa ubriaco e picchia la moglie davanti alle figlie. Per questo motivo un 41enne nato in Romania ma residente nel Pescarese è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia. L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri. Il 41enne ha picchiato la donna per futili motivi e ha continuato a farlo anche davanti ai carabinieri giunti sul posto a seguito di una segnalazione. Il romeno ha anche detto che l'avrebbe uccisa con le katane delle spade giapponesi che aveva in casa. Il 41enne è stato arrestato e le spade sono state sequestrate. Non sarebbe la prima volta che l'uomo picchia la moglie, la donna però non ha voluto denunciarlo e ha anche rifiutato di farsi refertare dai sanitari. Ed ora all'Aquila, dove è finito sotto inchiesta il vice sindaco Nicola Trifuoggi, che però si è detto certo che il procedimento verrà archiviato. Il servizio di Giorgio Alessandri. Il vice sindaco dell'Aquila Nicola Trifuoggi è indagato dalla Procura della Repubblica del Capoluogo nell'ambito di una inchiesta che, ipotizza egli stesso, potrebbe riguardare una richiesta di sanatoria di alcuni cittadini, da lui non accolta, relativa ad un manufatto provvisorio in legno costruito dopo il terremoto del 2009. Con Trifuoggi sono indagate altre 12 persone, tra cui il figlio Giuseppe. Titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli. Non sapevo nulla e non mi sono stati notificati atti e da quanto ho letto il procedimento è destinato a essere archiviato, ha affermato Trifuoggi, ex procuratore della Repubblica di Pescara. Leggendo i nomi degli altri indagati, credo di poter ricostruire la vicenda che è di qualche anno fa. In effetti, nel procedimento, come affermano alcuni media, viene stralciata la posizione dell'ex magistrato e degli altri indagati, disposizione che di solito prelude ad una richiesta di archiviazione. Ero già vice sindaco, ricorda. Mio figlio mi chiese di ricevere il suo istruttore di arti marziali. Io ricevo tutti in comune e così venne, accompagnato dal cognato. I due chiesero al vice sindaco che possibilità ci fossero di sanare la costruzione di una casetta in legno in zona di esondazione. Io, prosegue Trifuoggi, rispose che non c'era alcuna possibilità e loro andarono via. Da allora non avevo saputo più nulla di questa storia fino ad oggi. Il vice sindaco dell'Aquila, accreditato per sua ammissione di candidatura a sindaco alle prossime elezioni comunali di giugno, in una forza diversa dal centro-sinistra, con cui comunque governa attualmente, vede nella vicenda giudiziaria dei risvolti politici. «È legata alla mia candidatura? Sicuramente sì, ne sono certo», ha affermato Trifuoggi. «Me lo aspettavo, perché so che da un anno si prepara un dossier su di me per screditarmi. Inoltre, di recente, un consigliere comunale di minoranza è venuto a informarmi, dissociandosi, che un'altra forza politica cercherà di maciullarmi sulla mia onorabilità. Io comunque vado avanti». Ed ora siamo alla politica pescarese. Antonio Blasioli sarà il nuovo vice sindaco di Pescara dopo la chiamata in regione da parte del presidente D'Alfonso di Enzo Del Vecchio, attuale vice sindaco, che diventerà capo della segreteria del presidente. Dunque sarà Blasioli ad affiancare il sindaco Marco Alessandrini, che sfidò, lo ricorderete, alle primarie del centrosinistra prima delle elezioni. Vediamo il servizio. Antonio Blasioli ufficializza il suo sì all'incarico di vice sindaco di Pescara. Sarà lui a sostituire Enzo Del Vecchio, chiamato alla corte del governatore D'Alfonso, per ricoprire l'incarico al vertice della segreteria del presidente, al posto di Claudio Ruffini, ormai giunto alla pensione. Blasioli era stato candidato sindaco insieme ad Alessandrini, ottenendo il 30% delle preferenze contro il 35% dell'attuale sindaco. Un ballottaggio che fu evitato grazie ad un accordo tra le parti che assegnò al competitor di Alessandrini il ruolo di presidente del Consiglio Comunale. Oggi invece si accorcia la distanza tra i due, che inizieranno a lavorare fianco a fianco per la città. È un ruolo di coordinatore insieme al sindaco della giunta, ruolo di primo vicario del sindaco, è un ruolo che mi sento proprio in quanto operativo come attività politica ed è un ruolo che cercherò di fare con la stessa umiltà e lo stesso spirito di dialogo e di collaborazione con cui ho svolto quello precedente.
Quello che invece accadrà a 2 anni a questa parte, cioè nel 2019, quando ci saranno le nuove elezioni a Pescara, saranno le primarie a deciderlo, perché è così che è scritto nello statuto del nostro partito. Questa è una città molto pretenziosa, una città che dimentica molto facilmente quello che di buono viene fatto in condizioni veramente disagevoli. Non dimentichiamo che noi abbiamo una città in predissesto che ha pochissima possibilità di fare mutui, per esempio per lavori pubblici, per la manutenzione stradale. Quindi è una città che facilmente dimentica quello che si è fatto per salvare le sue finanze e chiede sempre di più. Questo è un difetto, ma è anche un pregio, perché da amministratore ci spinge sempre ad andare avanti e fare più, oltre il possibile, di quello che ci è consentito per venire incontro alle istanze legittime della cittadinanza. Risparmio energetico e una maggiore illuminazione della città nelle ore notturne. Pescara subirà un vero e proprio restyling della rete elettrica e di pubblica illuminazione grazie ad un accordo firmato con la società Enel Sole. Previsti investimenti per 10 milioni da parte della società e 5 da parte di Pescara Energia, che si occupa della gestione degli impianti di pubblica illuminazione. I dettagli nel servizio. Nuova luce sulla città di Pescara. Nel giro di un biennio sarà interamente ammodernata la rete elettrica ed illuminazione pubblica attraverso l'installazione di lampadine a LED a luce bianca da parte della società Enel Sole, che si è aggiudicata l'appalto decennale per la gestione degli impianti di Pescara. L'importo dei lavori è di circa 10 milioni di euro e verranno sostituiti 11.600 punti luce e quasi 6.000 pali. I lavori, divisi in 8 lotti che partiranno dal lungomare nord, prevedono anche altri ammodernamenti come l'estensione del telecontrollo per la gestione dei guasti e la sostituzione delle linee elettriche vetuste, oltre che dei corpi luminosi all'interno delle scuole di competenza comunale. Secondo Pescara Energia, la società in-house del comune che gestisce l'illuminazione pubblica, si otterrà un risparmio energetico di circa il 50%, oltre ad un miglioramento della illuminazione delle vie cittadine. Finalmente si è concluso un contratto dopo vicende giudiziarie, perché il contratto, l'aggiudicazione impugnata, dal 2014 si è conclusa adesso. Ripartiamo con un progetto che è ambizioso, perché prevede investimenti per 15 milioni di euro. 10 milioni, 244 mila euro saranno messi un po' dalla società che si è aggiudicata la gara, e 5 milioni e 350 mila euro li metterà Pescara Energia. Interverremo mettendo la luce bianca, in pratica i LED. Il LED dà una notevole riduzione di assorbimento, quindi risparmi energetici consistenti. E interverremo un po' su tutta la rete, ma non solo, toglieremo i globi che non sono più a norma. In pratica è un restyling dell'intera illuminazione pubblica della città di Pescara. I commercianti di Montorio hanno organizzato per mercoledì 22 marzo, a partire dalle 19, un convegno su artigianato e commercio, attività che stanno morendo come la montagna teramana. L'evento è stato invitato e parteciperà anche l'assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Montagna teramana, martoriata nello spirito e nell'economia, ma il commercio e l'artigianato devono ripartire. Servono soluzioni ma anche idee. Se ne parlerà a Montorio mercoledì prossimo a partire dalle 19 in un convegno organizzato dai commercianti montoriesi. Abbiamo organizzato questo convegno promosso principalmente dal presidente dell'Associazione Commercianti Ami di Montorio, l'amico Maurizio De Angelis, cercando di coinvolgere tutte quelle che sono le forze che possono dare il proprio contributo, a cominciare chiaramente dal presidente della Camera di Commercio, dal presidente della Consorform, dalla Confcommercio, quindi avremo con noi anche l'assessore Lolli, che ha la delega alle attività produttive, ma principalmente gli attori più importanti, quelli che sono i commercianti e gli artigiani diciamo della vallata del Vomano in su verso la montagna, che hanno subito gravissimi danni. È una prima di tante iniziative che vorremmo fare anche nella nostra città di Teramo, perché credo che solo così, dando una mano, stando vicino a quelle che sono le attività produttive che in questo momento stanno subendo i danni più grossi, insieme anche al turismo ovviamente. Al vicepresidente Lolli che cosa chiederete?
Beh, chiederemo innanzitutto di starci vicino, di investire sul territorio della Mano, perché a mio avviso il territorio della Mano, la montagna della Mano, è quella che ha subito forse di più, nonostante la tragedia di Rico Piano, sulla quale ovviamente siamo tutti profondamente colpiti e feriti, le nostre attività sono ferme e dobbiamo. E io sono convinto che qualche risposta importante verrà fuori. La Bosch Italia presenta un ciclo di rappresentazioni per gli studenti delle regioni colpite dal terremoto. Si tratta di conferenze spettacolo in cui si parlerà di scuola, di lavoro e di futuro. Vediamo. Scuola, lavoro e futuro. Parte la conferenza spettacolo per gli studenti delle regioni colpite dal terremoto. Sul palcoscenico si alterneranno il comico Pietro Sparaccino, il giornalista Stefano Cianciotta e l'economista Pietro Paganini. Lo spettacolo, promosso da Bosch Italia, sarà in scena il 28 marzo all'Università di Teramo. E così avete scelto la formula dello spettacolo. È una nuova formula che abbiamo fortemente voluto all'Università di Teramo come nuova modalità di placement. Si può parlare in vari modi di opportunità di lavoro, quella dello spettacolo in un modello di spettacolo teatrale. Crediamo che sia la formula più innovativa e più originale anche per trattare tematiche del placement. Quale sarà il messaggio? Il messaggio sarà che con una preparazione seria, importante, si possono affrontare anche da una piccola provincia delle sfide importanti, così come dimostrano gli attori di questo spettacolo e così come dimostrano ancora una volta le eccellenze che dal nostro territorio stanno avendo dei risultati molto importanti in ambito nazionale e internazionale. Ed ora siamo alla pagina dello sport con il calcio di Serie A. Il Pescara, abulico e senz'anima, colleziona la 21esima sconfitta nel campionato. Senza scampo la squadra di Zeman contro la rivelazione Atalanta, che si è imposta agevolmente per 3-0 con Gomez protagonista, così come il portiere biancazzurro Albano Bizzarri, che è riuscito ad evitare un passivo molto più pesante. Andiamo a vedere il servizio della partita e a seguire le dichiarazioni del tecnico boemo. Nulla da fare anche da Bergamo, il Pescara torna in Abruzzo a mani vuote e saluta, anche se non matematicamente, la massima serie. Solito copione per la squadra di Zdenek Zeman, che fa poco e male al cospetto della rivelazione del torneo Atalanta, confermando così i limiti ormai noti. Sarà a questo punto davvero il caso di iniziare a pensare alla prossima stagione per programmare un torneo di vertice. Si comincia in un pomeriggio caldo di fronte a 18.000 spettatori, fra cui un centinaio di supporters abruzzesi sistemati nel settore di Curva Sud. Fra i padroni di casa, fuori conti, Dramé, Beriscia e Kurtic causa squalifica, biancazzurri privi di Vitturini, Pepe, Caprari, l'ex Stendard, oltre a Gilardino e Bruno, fermato dal giudice sportivo per una giornata. Recuperati almeno per la panchina Campagnaro e Bebek. Al sesto l'Atalantino Gomez se ne va in contropiede sulla sinistra, entra in area, conclude di potenza trovando la respinta con i pugni di Bizzarri. Gomez è il più reattivo nei primi minuti. Al 14° trova così il gol con un tiro violentissimo dall'interno dell'area di rigore che non lascia scampo all'estremo biancazzurro. Solito refrain per il Pescara, che soffre l'aggressività degli orobici decisi a far dimenticare ai tifosi il 7-1 subito in casa dell'Inter. Al 17° splendida rovesciata di Toloi in area adriatica con il miracolo di Bizzarri che salva in angolo. I ragazzi di Zeman cercano di fare massa nella metà campo nerazzurra, ma l'Atalanta lascia davvero pochi spazi ai biancazzurri. Alla mezz'ora ci prova l'ex ascolano Petagna, che con un missile dai 18 metri non inquadra di poco lo specchio della porta di Bizzarri. Nei minuti finali del primo tempo il Pescara si propone con maggiore frequenza in avanti, senza però impensierire l'estremo atalantino. Nel secondo tempo si ricomincia con gli stessi 22 d'inizio gara e l'Atalanta all'attacco. Al quarto gli orobici hanno l'occasione per il raddoppio, ma Grassi dice no Bizzarri con una super parata. La squadra di Zeman resta così in partita, anche se l'inerzia del match è sempre la stessa, con i locali a menare le danze. Al 18° doppia sostituzione di Gasperini, che manda in campo Paloschi e Chessi per Petagna e Cristante. Cambia poco nello schieramento dei locali, che continuano a fare la partita. Al 20° ci prova Atebor per i locali, ma la sua conclusione non impensierisce Bizzarri, di gran lunga il migliore fra i suoi.
Al 23esimo però il portiere biancazzurro non può nulla sul raddoppio di Grassi, che in area su perfetto servizio di Gomez mette alle spalle dell'estremo biancazzurro. Subito dopo esordio assoluto nel Pescara del 18enne centrocampista senegalese Mamadou Coulibaly, che prende il posto di un impalpabile Verre. Gara all'Atleti Azzurri d'Italia già praticamente chiusa, con la squadra di Gasperini che non paga del 2-0 continua a spingere alla ricerca del tris. Al 34esimo c'è però un lampo di Ben Ali, che in area Atalantina ha fatto tutto bene prima della conclusione deviata in calcio d'angolo. Il finale della sfida fra biancazzurri e nerazzurri vede l'ingresso in campo di Castanos e Bebek per Memusha e Crescenzi prima degli ultimi giri di lancette, con l'Atalanta che colpisce al 37esimo una traversa con Paloschi, e con il Pescara che con Bovo di testa al 44esimo crea un brivido a Gollini prima del tris firmato dallo scatenato Gomez. La gara finisce con il risultato di 3-0 per l'Atalanta, con il Pescara che esce dal campo ancora sonoramente battuto. Ora la sosta del campionato e poi di nuovo in campo all'Adriatico il 2 aprile per la gara con il Milan del Mai, come questa volta rimpianto Gianluca Lapadula. Ma io commento che, a parte che abbiamo incontrato l'avversario superiore a noi e noi purtroppo non siamo riusciti a prendere le misure, però era difficile perché Atalanta è sicuramente un buon momento. Il discorso è che poi se ci facciamo pure gol da soli, tipo primo gol, è una botta sul morale della squadra, su mentalità. Ma io spero che ancora viva, ma io ripeto, noi dobbiamo cambiare atteggiamento tattico, poi abbiamo limiti anche tecnici, ma quello si può superare con organizzazione della squadra, e noi non riusciamo a sviluppare un gioco che si legge, che si capisce che cosa vogliamo fare. In Lega Pro, dopo una settimana ricca di polemiche e contestazioni, il Teramo ritrova la vittoria asfaltando il Gubbio al Bonolis con un risultato pesante, 6-0. Un successo che permette al Diavolo di staccare l'Ancona all'ultimo posto in classifica e di accorciare dalla zona salvezza, distante ora soli 3 punti. Nonostante il successo, la società ha esteso il silenzio stampa, che non riguarda più la sola squadra ma anche le componenti della Teramo Calcio. Il servizio di Jacopo Forcella. Il Teramo fa un sol boccone di quella che a questo punto diventa la sua squadra preferita, il Gubbio. La Sestina vincente che i biancorossi calano al Bonolis sono 6 schiaffi alla crisi di risultati che attanagliava il Diavolo, secco di vittorie dal recupero col Pordenone. E nel pomeriggio, in cui inizia il silenzio stampa generale di squadra e società, il Teramo fa la voce grossa sul campo e ci mette poco a mettere in ghiaccio la partita. Caidi due volte e Sansovini, che avrebbe potuto anche lui fregiarsi della doppietta personale, mettono in discesa un incontro temuto alla vigilia, soprattutto per la tranquillità con cui la squadra di Maggi arrivava in Abruzzo. Ma evidentemente anche i risultati del pomeriggio spingono i biancorossi ad una prova d'orgoglio, che non si ferma neppure quando Volpe, dagli 11 metri, ferma il secondo rigore di giornata calciato dall'ex attaccante del Pescara. Tutto facile dunque per la formazione di Ugolotti, che trova il tris con Caidi e sfrutta anche il doppio giallo a Zanchi, che lascia i suoi in 10 per mettere sul campo tutta la rabbia repressa di un campionato difficile, a tratti paradossale. 11 gol in 2 gare, il Gubbio se li ricorderà per parecchio tempo, e nel dominio dei 90 minuti c'è spazio anche per il ritorno al gol di Alessandro Di Palantonio, che col colpo da biliardo infila Volpe per l'ennesima volta e rasserena la serata del pubblico accorso al Bonolis, che vede ancora i fantasmi della bassa classifica, questo è chiaro, ma che può guardare anche con relativa fiducia ad un campionato ancora tutto da giocare, con un obiettivo salvezza che varrebbe come una vittoria di torneo. A segno anche Speranza, di testa da corner, poi l'autorete di Marini per chiudere il set, e ci sarebbe spazio anche per qualcosina in più a livello di punteggio, se solo Barbuti, Carraro e Baccolo, entrati in corso d'opera, avessero la stessa mira dei compagni di squadra. Alla fine i 3 punti danno quell'ossigeno che mancava da tanto tempo, specie dopo le ultime prove in colori. La contestazione e l'insoddisfazione della piazza restano, questo è evidente, ma da ora il Teramo può sognare un aggancio alla salvezza, diretta o con i play-out, sapendo di avere le potenzialità, seppur inespresse, di poter battere quasi chiunque.
Si sveglia tardi l'Avezzano in Serie D che parte male e va sotto di 3 reti contro gli umbri dello Sporting Trestina. Nel finale i marsicani sfiorano una clamorosa rimonta, ma la squadra di Tortora deve arrendersi e il risultato finale è di 2-3. Il servizio di Roberta Di Sante. Non riesce a completare la rimonta l'Avezzano che sotto di 3 reti trova la forza di reagire ma non di andare oltre il 2-3 contro lo Sporting Trestina che guadagna 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Nel finale concitato però la squadra di Pino Tortora si vede annullare 2 reti per fuorigioco e lamenta un calcio di rigore non ravvisato a Leto. Ma andiamo con ordine. Moduli a specchio per i due tecnici che schierano entrambi un offensivo 4-3-3. L'indimenticato bomber Zampagna, ora sulla panchina umbra, deve rinunciare al portiere Matteo Badi squalificato. Al suo posto fa l'esordio in campionato il classe 98 Filippo Buoncompagni, ma recupera in difesa Nonni, che rientra dalla squalifica. Tortora, che deve rinunciare agli infortunati Serrago di Genova, Colombo e Murzilli, decide di schierare dal primo minuto il tridente con Bittaie, Padovani e Marolda. Pronti via e gara che si mette subito in salita per i padroni di casa, colpiti a freddo proprio da Nonni, che riceve un traversone dalla sinistra e insacca di testa all'altezza del secondo palo. Al 21esimo il primo episodio da Moviola che farà discutere. Leto tenta la percussione in area dalla sinistra ma viene trattenuto. Il direttore di gara Bergamin di Castelfranco Veneto fa proseguire. Poi l'Avezzano ci prova con Deramo al 25esimo, conclusione al lato, e 2 minuti più tardi con Marolda, su cui è provvidenziale il recupero di Iozia. Si passa così dal possibile 1-1 al 2-0 in favore degli ospiti, quando al 45esimo Salis, tra i più attivi, se ne va sulla destra, entra in area e subisce il ritorno di Leto, giudicato questa volta falloso dall'arbitro, che decreta la massima punizione. Dal dischetto va capitan Ceccagnoli, che non sbaglia e porta i suoi al raddoppio prima dell'intervallo. E la situazione dei biancoverdi si complica ulteriormente in avvio di ripresa. Al 5esimo infatti lo Sporting Trestina fa anche il tris con il contropiede vincente di un Salis in giornata che, dopo essersi procurato il calcio di rigore, suggella la prestazione con la rete personale. Sul 3-0 in favore dei bianconeri umbri i giochi sembrano chiusi per l'Avezzano, ma Tortora al 13esimo della ripresa decide di giocarsi la carta pollino, che prende il posto di Marolda. E proprio il neoentrato al 20esimo si procura il calcio di rigore che Leto trasforma e che dà il là alla rimonta biancoverde. Ora i locali ci credono e 3 minuti più tardi è ancora Pollino a confezionare il traversone per la testa di Padovani, che sorprende Buoncompagni e riapre i giochi. Il finale è concitato, i locali cercano in tutti i modi di pervenire al pari e al 43esimo ci sarebbero anche riusciti se il direttore di gara non giudicasse la posizione di Padovani irregolare. Ma le emozioni non sono ancora finite, perché proprio sullo scadere dei 90 minuti va in gol anche Bittaie, ma anche questa rete viene annullata per offside, con l'attaccante che reagisce e viene spedito anzitempo sotto la doccia. Al termine dei 4 minuti di recupero a gioire è lo Sporting Trestina, che espugna il Dei Marsi e conquista pesanti punti salvezza. All'Avezzano non riesce la rimonta, segno che doveva andare così. Forse troppo tardiva la reazione dei biancoverdi, che nei prossimi 15 giorni dovranno andare a Rieti per affrontare la capolista e poi in casa l'attesissimo derby contro i cugini aquilani. Le motivazioni di certo non mancheranno. Termina qui l'edizione della notte del TG6. Grazie per essere stati con noi.